È passato circa un anno dalla nostra recensione della carta di Crypto.com. Nel frattempo sono cambiate molte cose, in meglio chiaramente. È possibile ottenere la carta virtuale mentre si aspetta quella fisica, sono state strette diverse partnership strategiche e inoltre è stato fissato il numero di coin CRO necessarie a ottenere i diversi livelli premium della carta ad un valore in euro e non più in CRO. Quindi andiamo a farci questa domanda. Dopo un anno dalla recensione e un anno di utilizzo intensivo per quanto mi riguarda della carta di Crypto.com, è ancora la migliore? Quale vale la pena possedere al momento tra i vari livelli di colore in base alla spesa che si fa e alle necessità che si hanno? Andiamo a fare un'altra bella analisi approfondita comparando ovviamente con i principali competitor. Seguitemi. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Iniziamo subito col nostro confronto tra i diversi livelli della carta di Crypto.com. Questo per andare ad aggiornare, poi rivediamo ovviamente tutto quanto, ma aggiornare il confronto che avevamo fatto nella vecchia recensione con i nuovi livelli di CRO da vincolare necessari. Questo per rispondere alla domanda, ma a me quale livello della carta conviene ordinare? Questo chiaramente dipende da vari fattori, dipende da quanto la utilizziamo, quanto è il nostro volume di spesa mensile, perché ovviamente il cashback influirà tantissimo, quanto utilizziamo, o meglio, se utilizziamo o meno alcuni servizi che vengono rimborsati dalla carta stessa, e poi sopra una certa soglia ovviamente interverrà anche la domanda, ma io voglio investire così tanto in token CRO? Perché vi ricordo che non è che bisogna spenderli questi token CRO, vanno solo messi in staking per almeno 6 mesi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dall'app di Crypto.com, e tra poco andiamo anche a vedere come molto rapidamente, perché è davvero semplice, bisogna innanzitutto ottenere, acquistare un certo controvalore di token CRO e in seconda battuta andarli a mettere in staking, ovvero vincolare. Bisogna vincolarne una certa quantità per 6 mesi e parte l'ordine della carta. Ci arriva la nostra carta, la usiamo, eccetera, eccetera, e poi dopo 6 mesi possiamo decidere se svincolarli e perdere, attenzione, i benefici della carta aggiornata ai livelli premium e scendere al livello di base, oppure se mantenere ancora lo stake finché mi va, posso unstake quando voglio, e mantenere appunto i vantaggi della carta stessa. La principale differenza che è uscita in questo periodo è proprio il cambio del controvalore di vincolo dei token CRO. Prima era espresso in token CRO, quindi soggetto anche alla loro volatilità. Ovviamente veniva più voglia di ordinare la carta quando il token CRO era in una fase ribassista, così con una minor somma in euro si andava a ordinare una carta di livello più alto. Adesso è stato standardizzato al controvalore in euro, io lo trovo più giusto, perché in questo modo tutti alla fine vincolano una somma uguale e non c'è più questa caccia al rialzo e al ribasso che lascia un po' il tempo che trova. Per questo motivo io ho rifatto il nostro prospetto dove in base ad alcuni parametri vado a capire in quanto tempo ci ritorna la somma vincolata, in quanti mesi, quindi quando si va, chiamiamolo, a break even, anche se ripeto non si tratta di una spesa ma si tratta solo di un vincolo, e poi qualche simulazione giusto per stuzzicarvi un po'. Come vedete ho messo a confronto tutti i vari livelli della carta, a partire dalla gratuita Midnight Blue fino ad arrivare alla costosissima, quella da ricchi, da super elite, Obsidian Black, da 350.000 euro di CRO da vincolare. Ovviamente in mezzo ci sono tutta una serie di altre fasce di prezzo che danno dei benefit sempre crescenti, cioè sempre più cashback e alcuni rimborsi su servizi particolari nonché servizi aggiuntivi. Ok, quindi noi adesso andiamo a vedere, in base a una spesa stimata che può essere di 1000 euro al mese o 2000 euro al mese, io ho tenuto queste due fasce ipotetiche, quanto ci andrebbe a far rientrare, ok, in termini di euro al mese, proprio ognuna di queste carte, e in quanti mesi andremmo a break even, quindi in quanti mesi andremo a recuperare quello che è il vincolo che noi abbiamo messo. Partiamo dalla blu,
che è quella di base, ha soltanto il suo cashback dell'1%, quindi banalissimo, spesa di 1000 euro al mese, 10 euro al mese di cashback, 2000 euro al mese, 20 euro al mese di cashback. Questi cashback sono accumulabili anche col cashback di Stato, nel caso in cui vi interessasse, perché ho sentito amici che l'hanno fatto. Poi passiamo alla Ruby. La Ruby costa un vincolo di 350 euro in CRO. 2% di cashback e 10 euro al mese, ho approssimato, di rimborso Spotify. Questo porta a 30 euro al mese nel caso in cui io spenda 1000 e 50 nel caso in cui io spenda 2000, 2000 per 2% più i 10 di Spotify, questo è il calcolo, ok? Quindi abbiamo all'incirca un anno per andare a break even con una spesa di 1000 euro al mese, all'incirca 7 mesi per andare a break even con 2000 euro al mese. Considerate due cose, allora la prima è che si può praticamente fare tutte le, cioè scusate, si può fare tutte le spese con la crypto.com perché è una normalissima carta Visa, il cashback lo si ottiene quasi su tutte le spese. Le uniche escluse di quelle frequenti sono le utenze, quindi le varie bollette, e il carburante. Quelle sono escluse praticamente dai cashback di qualsiasi carta, che io sappia. Poi procediamo, no scusate, ho dimenticato un'altra cosa, c'è un bonus in più che ho escluso dai calcoli perché è un bonus una tantum, che è il referral bonus. Se voi vi iscrivete all'app di crypto.com con un referral link, io vi lascio il mio in descrizione, e andate a richiedere la carta, una carta dalla Ruby in su, voi avrete 25 dollari di bonus in CRO immediatamente, che sono circa 20 euro, qualcosina in più. Sappiate che quindi al totale mensile che abbiamo visto, una tantum c'è da aggiungere questi 20 euro in CRO. Andiamo alla Green, 3.500 di vincolo in euro, 3% di cashback, 10 euro rimborso Spotify, 12 euro rimborso Netflix circa, ok? Quindi, e abbiamo anche la staking reward, perché a partire dalla Green a salire c'è una staking reward che è all'incirca dello 0,8% al mese, mi pare che sia il 10% annuo, io ho arrotondato, ho fatto banalmente diviso 12, lo so che c'è l'interesse composto e tutto quanto, ma io ho approssimato e il risultato non cambia molto, e quindi c'è sul deposito di CRO di 3.500 euro in CRO si matura questo interesse mensile, ok, che si va ad aggiungere chiaramente ai calcoli di quanto ci ritorna. E quindi abbiamo all'incirca 81,2 euro al mese di cashback di rientro con una spesa di 1000, 111,2 con una spesa di 2000. Il break even aumenta perché ovviamente è aumentato di un ordine di grandezza anche lo stake necessario. Con la White questo aumenta ancora il break even. Perché? Perché aumenta lo stake necessario a 35.000, cifra che inizia a diventare importante, abbiamo il 5% di cashback e abbiamo in più 5 euro al mese circa di Prime, ok? Lo staking reward aumenta al 12% annuo, che è l'1% al mese sempre approssimato, e quindi abbiamo 427 euro al mese di cashback con una spesa di 1000, 477 con una spesa di 2000, perché comunque pesa abbastanza lo staking reward, perché su 35.000 euro avere l'1% al mese insomma è abbastanza importante, ok? E quindi abbiamo questa somma, il break even aumenta parecchio, ok? Quindi in sostanza, come avrete capito, a un certo punto, se si vuole rientrare della spesa il prima possibile, conviene fermarsi alla Ruby. La Ruby è sicuramente la migliore come prezzo, tra virgolette, perché nel giro di neanche un anno, se si spende 2000 euro al mese, si recupera tutto quanto, di un anno se invece se ne spende 1000. E poi il tutto è profitto, cioè tutto quello che arriva dopo è puro profitto. E inoltre noi abbiamo sempre, ricordiamocela questa cosa, che questi 350 euro sono lì e potrebbero anche incrementare di valore, come anche calare. Poi c'è la Green, che è un po' una via di mezzo, secondo me. Io ho la Green,
LinkedIn personalmente, perché mi interessano sia Spotify che Netflix, mi interessa il cashback e anche lo staking reward, quindi è secondo me ottimo. Comunque io ho intenzione di detenerla per lunghissimo tempo perché mi trovo molto molto bene e mi tengo lì i miei 3.500 euro di CRO. In realtà è una quantità diversa perché io ce l'ho da tempo e c'erano ancora le vecchie regole, però li detengo volentieri. Alla fine è una somma alla quale sono disposto a espormi in termini di volatilità per usufruire dei servizi della carta. Mentre superato questo, quindi arrivare a 35, addirittura 350.000 euro di CRO, queste due secondo me sono soggette alla domanda: voglio investire in CRO? Se io non sono interessato a investire in CRO, non ha senso, a mio personalissimo parere, andare a vincolare una somma così alta in un token in cui non voglio investire, in una coin in cui non voglio investire, solo per i benefici della carta. È vero che in più c'è Expedia e anche Airbnb con 50 e 100 dollari al mese in più, però capite bene che si tratta di 35.000 euro, insomma è una somma importante. E quindi se non si vuole investire in CRO, secondo me conviene fermarsi alle prime tre fasce, e secondo me la migliore alla portata di tutti coloro che non vogliono fare una spesa importante a 350 euro per la Ruby, con ottimi ottimi benefici. Io ve l'ho detto, ho preferito la Green perché comunque con una visione di lungo termine CRO non mi dispiace tutto sommato e usufruisco appieno di tutti i servizi, sono più che contento di ottenere la Green. Tra l'altro con la Green e altri, vedete, abbiamo anche la possibilità di avere l'accesso alla lounge aeroportuale per una persona, con quelle superiori per due, e poi c'è la possibilità di andare a ottenere un interesse maggiorato sull'app Earn dalla ICI in su. Per concludere andiamo a vedere come si utilizza, quindi come si va a richiedere la carta e quali migliorie ci sono state, nonché una mia valutazione di questo periodo di uso intensivo. Allora, per richiedere la carta è molto semplice, occorre registrarsi all'app, scaricarla e registrarsi. Ve l'ho detto, vi lascio il mio referral link in descrizione con cui ottenere un bonus di 25 dollari in CRO se richiedete la carta dalla rossa in su. Una volta fatto questo si acquistano i CRO. Banalmente si può o andare a depositare sull'app qualsiasi cripto, oppure anche andare a depositare fiat, ok, tramite bonifico o tramite carta di credito, andare ad acquistare i CRO e dopodiché andare sul menu carta e richiedere quella che si vuole, ok? Una volta fatto quello ci fa scegliere la fascia, noi confermiamo lo stake e poi ci viene spedita la carta. Mentre ci viene spedita, noi possiamo iniziare subito a usufruire dei vantaggi della carta perché abbiamo a disposizione quella virtuale, ovvero sull'app di crypto.com noi vedremo i dati, cioè il numero della carta, la scadenza e il codice di sicurezza, in modo da poterla utilizzare immediatamente per fare acquisti online. Oppure se avete dei servizi come Curve potete associarci anche la carta virtuale e utilizzarla anche ai POS fisici, molto molto comodo. Poi una volta fatto questo in realtà è tutto lì, dal menu carta voi potete andare a fare il top up, potete farlo sia dal crypto wallet che dal fiat wallet se avete depositato con bonifico, oppure dalla carta di credito. Quindi voi potete associare la vostra carta di credito della banca e andare quando volete a depositare euro direttamente sulla carta dalla carta di credito a zero commissioni. Questa è una cosa veramente comoda, perché supponiamo che siete al supermercato, volete pagare e vi siete dimenticati, per dire, di ricaricare la crypto.com, non è che dovete andare a fare tutto il giro bonifico, spostare, aspettare che arrivi il bonifico, no, andate qua, carta di credito, mettete la somma che volete andare a caricare sulla carta, fate top up e istantaneamente è fatto, esattamente con zero commissioni. Poi potete utilizzare la vostra carta e andare a ricevere il vostro cashback. Veramente comodo. È comoda in particolare, ve l'ho detto, per spendere euro e ottenere cripto come cashback. Quello è l'utilizzo ideale che io personalmente tendo a fare di più. Qualcuno la utilizza anche per spendere cripto. Allora, in questo caso considerate che
Quando fate il cambio, quindi fate il top up con il crypto wallet, voi potete, farlo direttamente in Bitcoin e ci sono praticamente zero commissioni e zero spread. Sulle stable coin, per esperienza, vi posso dire che a volte c'è un po' di spread, quindi anche se non vengono applicate commissioni, attenzione allo spread. Quindi magari voi cambiate 500 euro in Bitcoin in USDC e in realtà ci perdete quell'1% qualcosina di spread. Fateci attenzione perché a volte c'è. Quindi il massimo della comodità è caricare direttamente euro. Per spendere le cripto c'è da fare attenzione a quel fattore, al fattore spread, però è sicuramente utilizzabile anche per quello. L'ultima cosa, che è in realtà una novità, sono le nuove partnership strette da crypto.com, in particolare con Visa. Loro sono partner da 3 anni, perché di fatto Visa si è associata a crypto.com da erogare la carta brandizzata. È stata estesa anche all'Australia, è una delle poche che crypto.com che ha una partnership con Visa in diverse aree del mondo, America inclusa tra l'altro, in tanti continenti. E inoltre Visa e crypto.com si sono messi insieme per andare a fare il settlement delle transazioni direttamente in USDC. È un progetto nuovo di Visa che ha scelto proprio crypto.com come azienda pilota per fare questo esperimento. Quindi, al di là di tutto, crypto.com è una buona azienda, e questo per dire che anche detenere i CRO, insomma, non è una moneta senza valore, non è una cosa da dire li do per persi, è comunque un piccolo investimento anche quello. Come vi dicevo, la scelta della carta dipende molto da quanto si vuole investire in CRO, in particolare sulle fasce più alte, però le fasce più basse diciamo che lo si fa abbastanza a cuor leggero, sapendo che comunque il token in questione è un token di valore, una coin di valore. Rispetto ai competitor, il competitor principale è la Binance Card, che alla fine non offre i rimborsi su questi servizi qua. I cashback sono più o meno paragonabili, ma c'è da dire che la crypto.com paga il cashback istantaneamente, mentre la Binance Card se lo fa aspettare un po'. Io vi dico la mia sincera opinione, io le ho provate entrambe e continuo a preferire la crypto.com, perché dal punto di vista di esperienza utente mi trovo meglio. Sarà che sono fidelizzato, affezionato, ma mi ci sono sempre trovato meglio, e parlo anche da detentore di BNB, tra l'altro, non voglio essere di parte, però lato user experience mi sono sempre trovato meglio. Questa è la mia personale opinione, poi lasciatemi anche dire che è più bella da tirare fuori la crypto.com. Allora, con questo io vi saluto per non fare un video che dura 30 ore. Se avete altre domande, altri dubbi, mi raccomando, condivideteli nei commenti che io vi risponderò. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!